Covid sono 110 i nuovi contagi in Calabria, il tasso di positività è al 4,2%. A Corigliano Rossano, grazie ad un intervento della Capitaneria di Porto, sono stati sequestrati 900 kg di prodotti ittico. Si è tenuta oggi in Cittadella Regionale la presentazione degli invasi sperimentali della diga Redisole di San Giovanni in Fiore. Vaccini, nel Cosentino aumentano notevolmente le richieste, in particolare dei giovanissimi, a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.